presento, sono Claudio Driussi, mi occupo di programmazione in modo professionale, è il mio lavoro, quindi diciamo che quello che vi dico è diciamo una programmazione professionale sostenibile, insomma, ecco, no? Quindi chi di voi si avvicina alla programmazione perché ha un proprio interesse, interessato all'argomento, no? Probabilmente si troverà davanti una scelta enorme una scelta enorme di strumenti, di cose, eccetera, no? Allora io vorrei dirvi questo, cioè programmare in realtà è una cosa difficile, nel senso che voglio dire, non è un'attività semplice, perché i computer sono tutto sommato delle macchine complesse. Noi dobbiamo dare delle risposte possibilmente semplici ai nostri utenti, no? E quindi l'utente si pretende di avere una cosa facile da usare. Per noi più facile è l'applicazione per l'utente, e più difficile è per noi da realizzare, sostanzialmente, no? Quindi è difficile programmare, però è anche entusiasmante. Entusiasmante perché? Perché diciamo, posso veramente mettermi alla prova. Mi basta avere un PC, costa poco, prendo un PC, magari con la connessione a internet, no? Che così posso reperire tutte le informazioni che mi servono e mi posso mettere alla prova. Quindi, diciamo, se mi piace analizzare problemi, gestire cose logiche, diciamo che mi troverò molto bene, insomma, è un'attività che io personalmente trovo entusiasmante, e spero anche per qualcuno di voi lo sarà, in sostanza, no? Allora, io qui ho detto introduzione alla programmazione con Python, perché adesso io sto facendo una piccola premessa, no? Di programmazione in genere, che serve per dire perché scegliere Python rispetto ad altri strumenti, no? Ok, difatti, se noi vediamo, in realtà, come cominciare quindi a programmare, no? In realtà i linguaggi sono tanti e le tecnologie di più, nel senso che voi sapete, il mondo dell'informatica è un mondo molto molto vasto, quindi se andate su internet e cercate qualsiasi cosa di programmazione, diciamo la prima cosa che viene è lo sgomento, perché c'è talmente tanta di quella roba che scegliere è sicuramente difficile, no? E quindi io magari adesso nel mio piccolo vi darò un percorso che non è detto che sia il migliore del mondo, però è una cosa praticabile. Quindi i linguaggi sono tanti e le tecnologie di più. Allora, che cosa incominciamo a fare? Facciamo un programma semplice, per esempio una rubrica telefonica. Che in realtà fare una rubrica telefonica sembra una cosa semplice, ma in realtà non lo è poi così tanto. Perché? Perché abbiamo un database, no? Abbiamo un database. I dati devono essere persistenti, quindi io li devo memorizzare da qualche parte, no? E quindi potrebbe essere un database, potrebbe essere un file diciamo in vari formati, JSON o quello che è, no? E quindi intanto devo scegliere questo, dopodiché devo scegliere anche altre cose, per esempio devo scegliere in che ambiente funzionerà. Voglio fare un'app per il telefono, voglio fare un'applicazione diciamo web, voglio fare un'applicazione desktop. E quindi diciamo ci sono molte cose. Ognuna delle cose che vi ho citato porta con sé delle tecnologie che possono essere anche complesse. Tant'è vero, per esempio, se parliamo di web, abbiamo a che fare con delle situazioni complesse, perché nel web c'è la parte HTML, che quindi sarebbe il testo delle pagine, poi c'è la parte CSS, che sono le pagine, diciamo i fogli di stile per la presentazione. Poi c'è il lato server, poi c'è il lato client, c'è JavaScript. Quindi ci sono molte, molte tecnologie che per fare un singolo programma diciamo richiedono tante conoscenze, ma se noi stiamo all'inizio le conoscenze le dobbiamo ancora acquisire, no? Ok, e dopo alla fine avrò fatto la mia rubrica, magari bellissima, però vi garantisco che lo sapete meglio di me, vado su internet, trovo a milioni di cose fatte benissimo e quindi insomma. Sì, per carità, bene, perché quella è il mio figlio, l'ho fatta io, però insomma, cioè, diciamo, ok. Allora, io vi consiglio, ma anche qui è un punto di vista in sostanza, no?
E il consiglio, cioè, se siete proprio digiuni, no? Potete, secondo me, cominciare dagli algoritmi. Quindi prendete un problema semplice e cercate di risolverlo. Per esempio, la sequenza di Fibonacci, no? Sequenza Fibonacci, che voi che siete studenti sicuramente conoscete, è la sequenza matematica per cui ogni numero è la somma dei due che lo precedono, no? Quindi fare un algoritmo di Fibonacci, dire ok, prendo un linguaggio di programmazione, diciamo, vedo quali sono i rudimenti di programmazione e poi li applico sostanzialmente, no? E quindi provo a realizzare questa cosa con un linguaggio di programmazione. Oppure anche altre cose semplici possono essere, per esempio, che ne so, mescolare un mazzo di carte, sembra banale, insomma, no? Però diciamo, comunque servono delle cose. Per esempio, io devo memorizzare in memoria, perché i dati sono pochi, supponiamo le carte italiane da 40 carte, no? Per dire, ho 40 elementi, li devo mescolare, quindi devo trovare le librerie che mi fanno l'ordinamento, tutte queste cose qua. Ancora più, un altro per esempio è, una volta che ho mescolato il mazzo di carte, proviamo a ordinarlo, no? Allora tutti i linguaggi di programmazione hanno un bel comando che si chiama sort, che lo fa per me, per carità, va benissimo, no? Anche se vado su Excel, metto dei numeri casuali, gli dico ordina e lui me li ordina tutti, ma per carità, non, cioè ce l'ho già, no? Allora non dici perché dovrei fare una cosa che c'è già, perché mi serve per imparare, no? E allora, per esempio, ordinare un mazzo di carte, se noi andiamo a vedere su internet, facciamo una ricerca sort methods, no? E quindi ci verrà fuori metodi di ordinamento, ci verrà fuori una pagina Wikipedia che ci indica tutta una serie di informazioni, ci dà, no? E quindi anche questo potrebbe essere un buon esercizio. E così via, cioè, le cose ci sono tante, il gioco dell'impiccato, ma insomma il gioco live, insomma ce ne sono molte cose. Quindi io personalmente dico, se dobbiamo incominciare ad assaggiare la programmazione, scegliamo un linguaggio semplice e scegliamo degli algoritmi semplici, no? Dopo, una volta che avremo sbattuto la testa su queste cose, allora l'appetito viene mangiando, allora incominceremo a capire come applicare le cose a situazioni più complesse, come per esempio la programmazione web, che abbiamo detto è entusiasmante ma è complessa. Eccoci qua, allora incominciamo da Python, quindi adesso parliamo di Python, no? Allora, Python ha fama di essere un linguaggio facile da imparare, è così, perché nel senso, cioè è così sempre relativamente, no? Nel senso che è sempre un linguaggio di programmazione, però la curva che mi permette di realizzare delle cose è molto più facile rispetto ad altri linguaggi. Per esempio, se io voglio programmare in C, no? Devo procurarmi il compilatore a riga di comando, devo prendere l'editor, devo gestire una cosa di make, e quindi diciamo, prima di essere produttivo ci impiego un po', no? Nel senso, invece Python, io vado nella mia macchina, scrivo Python e sono già in un ambiente interattivo dove posso già fare degli esperimenti, no? Ecco, io voglio dire questo, io sono qua tutto il giorno, quindi se qualcuno si interessa ad approfondire qualcosa, vi farò vedere anche qualcosa, quindi degli ambienti di sviluppo, delle cose, eccetera, no? Quindi è facile da usare e difatti viene molto usato per fini didattici, quindi è un linguaggio introduttivo molto molto valido, ma è anche molto potente, perché e dopo lo vedremo, cioè Python diciamo è un linguaggio abbastanza lento a eseguire, cioè non è un linguaggio veloce, no? Però diciamo non è detto che sempre serva la velocità, ci sono applicativi in cui la velocità non è un momento critico. Per esempio, se io scrivo un sistema operativo, lo scrivo in C, perché il C è il linguaggio di alto medio livello più potente che c'è, no? Quindi è meno potente solo dell'assembler, no? Ecco, e quindi se scrivo un sistema operativo lo scrivo in C. Ma se scrivo un applicativo web dove intanto che l'utente legge la pagina passano 30 secondi e dopo deve solo fare clic per ricostruire la pagina, se a ricostruire la pagina successiva ci impiega un secondo, va bene. Certo, se lo impiega 20, no, ma se impiega un secondo o meno va più che bene. Quindi anche se il linguaggio non è veloce,
per certe cose va bene. Per esempio, così hanno pensato quelli che hanno scritto YouTube. YouTube è scritto in Python, no? Ok, oppure Dropbox, oppure Udul, che è il sistema di sviluppo open source che viene presentato qui dal Lug, c'è il banchetto che se poi volete potete andare a vedere, ma anche altre cose, Ansible, Let's Encrypt, Django, insomma ci sono molti sistemi che usano Python, insomma, no? Tant'è vero che Python, quindi Python negli altri, Python è uno dei linguaggi più usati. Se voi andate su Google e scrivete most used programming language, no, vi verranno fuori alcune pagine, no? In alcune pagine ci sono degli indici, no, che analizzano i programmi usati per vari in vari modi. Per esempio ce n'è uno che dopo magari se volete andiamo a vedere, no, che si chiama Tiobe, no? Che analizza l'uso dei programmi, dei linguaggi in base al numero di richieste che vengono fatte su quel linguaggio in internet, no? Ecco, ed allora vediamo che ci sono vari linguaggi, per esempio Python è sempre e comunque tra i primi 10, sicuramente, il più delle volte tra i primi 5, quindi è un linguaggio sicuramente su cui vale la pena investire sostanzialmente, no? Allora io qui ho messo una lista dei vari linguaggi di programmazione più usati, no? Anche perché è chiaro, cioè se un linguaggio andasse bene per tutto, no? Basterebbe che ci fosse quello, non servirebbe che ci fossero gli altri, no? Invece se ci sono diversi linguaggi di programmazione, significa che ogni linguaggio eccelle in qualche cosa. Allora io qui vi faccio un elenco veloce, non vi faccio perdere molto tempo, no? Anche perché vediamo, sì, beh, tempo ne abbiamo comunque, insomma, no? Va bene, allora l'assembler è il linguaggio a più basso livello ed è usato soprattutto per fare i drivers, no? Cioè quindi quando devo interagire con l'hardware a basso livello uso assembler. Poi abbiamo il C, che è usato soprattutto per i sistemi operativi, quindi Unix è scritto in C, cioè quindi Unix, quindi Linux, non solo è stato scritto in C, ma il C è stato scritto per scrivere Unix, no? Okay. Quindi c'è un legame molto molto profondo. Ma poi è venuto così tanto bene che hanno deciso di usarlo anche in Windows, quindi anche Windows è scritto in C, no? E infine Macintosh, perché Macintosh non è altro che in Unix, anche Macintosh è Unix, no? Poi abbiamo C++, abbiamo Java e abbiamo Python, no? Dopo appunto ogni linguaggio, come vedete, ha alcuni esempi di applicazione, no? Ecco, allora Python è un linguaggio generico, significa che viene usato per molte cose, no? Ecco, e quindi voglio dire, si va dal web, si va dallo scripting, si va dall'embedding, ad esempio. Allora, web, la maggior parte del web è scritto in PHP, no? Ecco, perché? Perché non ha requisiti di configurazione, quindi praticamente qualsiasi spazio internet che acquisto su internet mi dà la possibilità di utilizzare PHP, ecco perché è così utilizzato, no? Ecco, però Python invece ha qualche requisito in più e quindi che io devo avere un maggiore controllo della macchina. Però detto questo, ci sono delle grandi applicazioni web scritte in Python, come quello che vi dicevo prima, che è YouTube, per esempio. No? Okay. Ecco. Ma per esempio Python è anche il linguaggio d'eccellenza per lo scripting embedding, cioè praticamente ci sono tantissimi esempi di grossi applicativi, anche di grafica, e alcuni esempi ce li abbiamo anche qua, per esempio. Qui c'è un talk che parla di Blender oppure di FreeCAD, no? FreeCAD e Blender sono applicativi che sono in larga misura scritti in Python, ovviamente non la parte di rendering video, no? Cioè, quindi perché Python non ha la capacità e la velocità per disegnare oggetti 3D, eccetera, e quindi quella parte lì è scritta in C++, no?
sia per Blender che per, però tutto il resto, quindi tutto lo scripting che c'è dietro, l'apertura dei menu, la visualizzazione dei menu, diciamo la costruzione di macro, è tutto scritto in Python. Quindi oggi come oggi sicuramente Python è, cioè se qualcuno oggi scrive un programma che ha bisogno dello scripting, quasi al 90% dei casi sceglierà Python come linguaggio per fare lo scripting, no? Ok, e poi vabbè, come dicevo, ci sono altri linguaggi, per esempio il PHP, abbiamo detto che è molto usato nel web perché non ha molti requisiti e quindi è facilmente disponibile. JavaScript è il linguaggio dei client, e quindi diciamo così, e poi altri linguaggi, insomma, che così, ce ne sono tanti sostanzialmente. Quindi il posizionamento di Python, abbiamo detto, è questo: un linguaggio non velocissimo ma molto versatile, molto, molto potente, no? E per cui ha molti utilizzi. Okay, andiamo avanti. Ecco, adesso comincia una parte leggermente tediosa, se vogliamo. Scusatemi di questo, ma qualcosina vorrei dirvi, no? Allora, vorrei parlarvi di come vengono eseguiti i linguaggi nel computer. Quindi noi abbiamo il nostro computer, c'è il sistema operativo, doppio clic sull'icona parte un programma, no? Ok, allora, diciamo che il sistema operativo, il compito principale è quello di far partire i programmi possono essere scritti in vari modi. Allora, il modo più basso è il linguaggio macchina, cioè quello che abbiamo detto prima, no? È anche l'assembler, no? Cioè praticamente il computer riconosce solo il linguaggio macchina, lui sono dei byte, ci sono delle sequenze, se volete divertirvi con l'assembler, auguri, non è facile, ma insomma così, no? Ecco, e quindi diciamo appunto i processori conoscono solo il linguaggio binario. L'assembler è appena un pelino sopra al linguaggio macchina, cioè ha un rapporto 1-1 con il linguaggio macchina, però diciamo invece di riconoscere dei numeri utilizza dei simboli per rappresentare i numeri, no? E ha qualche piccola macro, qualche piccola cosa, però il risultato è il massimo della velocità. Nessuno programmerà in linguaggio macchina. Se ho bisogno del massimo della velocità, uso l'assembler, no? Appena più in sopra ci sono i compilatori, no? I compilatori, per esempio il C++, Pascal, Arduino, eccetera, sono dei sistemi per cui io scrivo un testo, c'è un programma che si chiama compilatore che compila e trasforma questo testo in un formato binario, no? Lo trasforma in un formato binario che è lo stesso del linguaggio macchina, e poi a seconda del linguaggio più o meno efficiente avrò più o meno prestazioni. Per esempio il C è un linguaggio che ha delle prestazioni che sono quasi potenti quanto l'assembler, no? Ed è per questo che per esempio il linguaggio operativo Linux è scritto in C, no? Ok, proprio perché diciamo ha queste caratteristiche, no? Ecco, ecco, poi un pelino sopra i compilatori, no? Abbiamo i linguaggi basati su virtual machine, no? Allora, i linguaggi basati su virtual machine sono sempre dei compilatori, però invece di lavorare direttamente sull'hardware della macchina utilizzano una macchina virtuale, no? Che diciamo dove si cerca di raggiungere il massimo compromesso tra velocità e astrattezza del dato, no? Quindi per esempio Java, che è il primo linguaggio che ha utilizzato la virtual machine, no? Diciamo che la sua caratteristica è che io lo compilo in qualsiasi macchina, Windows, Linux, Android, eccetera, no? Lo stesso file compilato potrà girare su tutte le macchine che supportano una virtual machine, quindi io ho lo stesso codice, e perciò diciamo che è un intermedio tra l'interprete e il compilatore, no? Che tende ad avere i benefici di entrambi gli ambienti, quindi l'astrattezza di un linguaggio interprete con le prestazioni di un compilatore. Poi ci sono altre tecnologie, cioè se voi magari avrete voglia possiamo approfondire concetti tipo garbage collector oppure altre cose, ma per adesso lasciamo perdere, no? Al di sopra di tutto ci sono gli interpreti.
L'interprete come funziona? Io ho un programma, no? Che quindi un programma che è in grado di leggere i miei sorgenti e di interpretarli per fargli eseguire delle cose. Python è un interprete, quindi se io scrivo Python, entro nell'ambiente interprete del linguaggio Python e posso lanciare degli script, degli applicativi, che poi faranno delle cose, no? Chiaramente, diciamo, proprio per questa sua natura, quindi come interprete io ho messo gli esempi più tipici, che sono Python, JavaScript e PHP, no? Allora, per sua natura, quindi, l'interprete, diciamo, è un po' più lento, perché deve comunque leggere delle cose e poi eseguirle. Però è anche molto più facile da usare, perché per poter testare posso fare dei test anche in modo interattivo, quindi vedere lo stato delle variabili in linea velocemente, eccetera, e quindi è molto molto più facile da approcciare. Ecco, niente mi impedisce che comunque, una volta che ho imparato bene Python e quindi sono diventato un programmatore esperto, potrò passare ad altri linguaggi compilati nel momento in cui avrò bisogno di delle caratteristiche che mi dà questo altro linguaggio, non solo perché è più veloce, ma anche perché è più adatto a un determinato lavoro. Ad esempio, se io devo fare programmi su Android, devo usare Java, perché Java è il linguaggio di elezione di Android. Ok, andiamo avanti. Ancora un paio di slide di tipo tecnico, no? Allora, parliamo di tipizzazione, anche questa qua è una cosa che ha a che fare. Quindi adesso io abbiamo due o tre slide, dopo parliamo delle specifiche di Python, diciamo, no? Ecco, tipo, i tipi di dati, no? Allora, diciamo, come dicevamo, la macchina, quindi il processore, riconosce solo byte, che sono appunto dei dati numerici composti da 0 e 1, no? E quindi io in assembler ho un dato che, diciamo, che appunto ho il programma che esegue delle robe e lavora sui dati. I dati quindi sono sempre di tipo binario, no? Allora, i più comuni sono appunto i numeri interi, no? I numeri a virgola mobile, le stringhe, no? E poi ci sono esempi più complessi, tipo le strutture. Ad esempio in C ci sono le strutture che sono un pezzo di memoria, no? Che è suddiviso in sottopezzi, nel senso, io da C vedo che c'è una struttura che è composta da un intero che serve per fare una cosa, un numero di virgola mobile che serve per fare altro e un puntatore che serve per fare altro ancora, no? Io così lo vedo, ma nella memoria è una sequenza piatta di bytes, no? Ok, no? Ecco, allora, una differenza fondamentale è nella tipizzazione dei dati. I compilatori, no? E quindi C, Java, eccetera, solitamente hanno una tipizzazione statica, no? Significa che io nel momento in cui scrivo il codice dico che tipo di dato avrò, no? E quindi poi quando avrò il programma compilato, il programma non deve fare niente altro, ma sa già che lì mi trovo un dato di un determinato tipo, no? Scusatemi anche la tecnicità dell'argomento, ecco, però mi serve per dire che cosa, no? Che poi c'è la tipizzazione dinamica, che spesso è usata dai linguaggi interpretati come appunto Python oppure PHP oppure JavaScript, no? La tipizzazione dinamica, no? Il tipo viene stabilito a runtime, no? E quindi può cambiare. È una cosa molto versatile questa, perché io a runtime posso stabilire, in base al tipo di dato, posso interrogare di che tipo di dato sto trattando e lì fare cose diverse. Quindi posso fare delle cose che non potrò mai fare con i linguaggi statici, diciamo, no? Ecco, e questo è anche uno dei motivi perché i linguaggi interpreti solitamente richiedono una quantità di scrittura di codice molto molto inferiore ai linguaggi compilati. Tanto per fare un esempio, anche se poco calzante, insomma, magari, ma mediamente un compito che io posso fare in C e che posso fare in Python scrivo 20 volte di meno, no? E invece in Java scrivo 10 volte di meno rispetto a Java. Quindi voglio dire, cioè, se io ho bisogno di produrre velocemente e non ho problemi di prestazioni, ecco che Python è il linguaggio che fa per me. E quindi
quindi tipizzazione statica, tipizzazione dinamica. E poi abbiamo la tipizzazione forte e la tipizzazione debole, no? Tipizzazione forte significa che diciamo che io quando devo fare delle operazioni sui tipi, per esempio una somma di A più B, no? Nella tipizzazione forte, se faccio A più B, devo avere assolutamente dei dati numerici, no? E nel caso che io vado a mescolare un numero in virgola mobile, un numero intero, c'è una promozione per cui il risultato diventa un numero in virgola mobile, no? Ecco. E poi c'è la tipizzazione debole. La tipizzazione debole invece, che pochi linguaggi hanno, tra cui JavaScript e PHP, invece mi permette di sommare una stringa a un numero, e questo può portare a della confusione oltre che a della inefficienza. Python è un linguaggio a tipizzazione dinamica forte. Quindi questo è per dirvi che cos'è Python. Benissimo, andiamo avanti. Allora, poi ecco, ci sono i paradigmi di programmazione, no? Chiaramente diciamo che la programmazione procedurale significa che io ho delle procedure che vengono eseguite in sequenza, e questo è il più basso livello di cosa. Cioè io in assembler ho al massimo dei jump che mi permettono di eseguire un pezzo di codice e poi ritornare dove ero prima, e questa è una procedura, diciamo. Quindi diciamo che si usa moltissimo, ovviamente, anche oggi, però diciamo che quando affronto argomenti complessi magari cerco di utilizzare dei sistemi un attimo più sofisticati, per esempio la programmazione orientata a oggetti, no? In cui c'è tutta una teoria, certo non mi voglio dilungare adesso in questo perché non sarebbe il caso, insomma, ecco, però magari se ci avanza un po' di tempo e se avete interesse in questo senso ne parliamo, insomma, no? Ecco, la programmazione orientata ad oggetti, io praticamente in un singolo oggetto software ho sia i dati che quelli che vengono chiamati metodi, che sono i sistemi che posso usare per interagire su quei dati specifici. Il bello di questa situazione è che i dati sono isolati, quindi tipicamente se io ho un programma, un CAD per esempio, no? Dove all'interno io sto disegnando ed ho una vite con una cosa e poi ho un altro oggetto da un'altra parte, quelli vengono rappresentati dal punto di vista di programmazione come degli oggetti che hanno delle proprie proprietà e dei propri metodi per interagire, no? Magari ecco, diciamo che magari lo stesso metodo che io chiamo a seconda, e questo è un altro dei paradigmi, a seconda dell'oggetto su cui viene applicato potrebbe agire in modo diverso. E quindi infine c'è la programmazione funzionale, che diciamo è una cosa abbastanza moderna, ma abbastanza, cioè anche usata per carità, ma io personalmente non la conosco molto, la programmazione funzionale, no? È comunque, diciamo, praticamente che io tutti i compiti vengono fatti attraverso delle funzioni. Bene, andiamo un po' avanti. Ecco, allora le particolarità di Python, no? Quindi dicevamo, avevamo già introdotto prima che Python è un linguaggio interpretato a tipizzazione dinamica forte, che supporta i paradigmi procedurale, orientato oggetto e in parte anche funzionale. Quindi diciamo che è un linguaggio molto versatile. Per esempio, se voi provate, vedete Java, ad esempio in Java si può solo fare la programmazione ad oggetti, no? Anche se qualche volta un po' di programmazione procedurale potrebbe servire, no? Ecco, no? E allora cosa fa Java? Si inventa dei trucchetti, quindi praticamente degli oggetti statici, e quindi io lancio un metodo di quell'oggetto statico per fare per simulare una programmazione procedurale. Python invece è molto agnostico in questo senso, gli va bene tutto perché fa un programma che funziona. Benissimo, no? Ecco, e quindi è anche in parte funzionale, ci sono dei sistemi abbastanza complessi che praticamente io, dando una singola funzione, posso fare delle operazioni complesse. Ecco, quindi applica dei concetti avanzati di programmazione, quindi Python è un linguaggio moderno e avanzato,
ed è continuamente supportato, no? E quindi per esempio, no? Diciamo che ha dei concetti avanzati, per esempio sono supportati per esempio la gestione degli errori, no? Quindi il track degli errori, per esempio la gestione dei generatori, no? Generatori sono dei sistemi che, vabbè, così, poi ci sono delle liste, insomma, ci sono decoratori, ci sono tutta una serie di cose che sono di tecnologie avanzate. Quindi se voi andate a vedere, no, diciamo, a livello di programmazione pura, i concetti di programmazione pura, closure o altre cose che ci sono, no, scoprirete che la maggior parte di questi paradigmi sono presenti anche in Python, no? Anche per esempio la programmazione multitasking, quindi la possibilità di eseguire contemporaneamente operazioni diverse, no? Ecco, e quindi diciamo che quindi è sicuramente un linguaggio moderno, no? E c'è la Python Foundation, che vedremo fra poco, che è la fondazione che porta avanti lo sviluppo del linguaggio, è molto attiva e continuamente aggiunge cose a Python. Ecco, poi abbiamo un altro grado di introspezione, no? Allora, tra le altre cose, il nostro linguaggio, diciamo, riesce a runtime a vedere dentro se stesso. Questo cosa significa? Significa, e questa è una cosa abbastanza importante, no? Perché praticamente io posso stabilire senza, cioè a runtime può succedere le cose. Per esempio, il signore che disegnava il cap, una volta ci mette una vite, una volta ci mette una porta, per dire, no? Ecco, io a runtime, nel momento in cui questo signore mi sta progettando una porta oppure una vite, posso scoprire che questa è una porta e questa è una vite, e quindi di come comportarmi. Quindi io posso guardare a runtime dentro gli oggetti per sapere che cosa sono, no? Ok. E poi un'altra particolarità di Python è che, essendo un linguaggio in parte diverso da tutti gli altri linguaggi di programmazione, no, c'è sempre uno stile che viene chiamato pythonico di fare le cose. Per esempio, e dopo magari forse lo vediamo, se io devo ispezionare una lista di dati, molti linguaggi hanno for 1, to 10, fai qualche cosa, quindi ho 10 interazioni. Invece in Python il modo pythonico di fare è fare una lista e poi ispezionare la lista, no? For i in lista, esegui. Ok. Ecco, come dicevamo prima, diciamo, Python è sicuramente più lento di altri linguaggi, ma è molto più versatile, si scrive 10 volte in meno. Non a bomba, dai, via, allora. Credevo di aver tempo. Bene. Allora, è disponibile adesso io vado un po' veloce perché purtroppo mi sono dilungato, però tutto quello che c'è, io sono qua tutto il giorno, quindi se c'è qualcuno che è interessato ad approfondire, ben volentieri, no? Allora, è disponibile sui maggiori ambienti, quindi Linux, Windows e Macintosh, no? Ok. Ecco, come vi dicevo, ha una sintassi un po' particolare, cioè, mentre la prima sintassi, sintassi introdotta dal C, no? Che quindi un blocco era chiuso tra il presente e il rigraffe, no? In Python lo stesso, uguale identico risultato, si ottiene mediante indentazione, cioè la colonna in cui io diciamo scrivo le cose e la colonna in cui racchiudo un blocco di codice. Ecco, gli oggetti in Python, dicevamo prima che c'è l'introspezione. Praticamente tutto in Python è un oggetto, ed è un oggetto complesso che si può ispezionare. Quindi io qui faccio un esempio, ad esempio anche le funzioni sono oggetti di primo grado. Quindi se io dichiaro la funzione fo, no? E poi assegno bar a fo, bar è esattamente fo, nel senso che va a puntare allo stesso indirizzo di memoria, no? E io se poi indago quello che c'è dentro fo, vedo le stesse cose che sono anche in bar, no? Ok, quindi diciamo che questo è una delle cose che rendono Python veramente diverso dagli altri linguaggi,
ed è il fatto che tutto in Python è un oggetto che può essere ispezionato. Ok, altra cosa di Python sono gli oggetti complessi, per esempio le liste e le, i dizionari, no? Allora, io posso avere delle liste, racchiuse fra parentesi quadre, che al loro interno hanno dei dati che possono essere di vario tipo, no? La stessa cosa i dizionari, la differenza invece di avere una chiave numerica successiva, no? Hanno come chiave, possono avere degli oggetti, quindi anche delle stringhe e così via. Andiamo avanti, adesso vediamo qua. Ecco, Python dispone di una libreria molto molto vasta, no? Dicono che Python ha le batterie comprese, no? Nel senso che ha una libreria talmente vasta che supporta tutti i protocolli internet, eccetera. E poi è un linguaggio di tale successo che si trova di tutto, quindi dai server web e tutto quanto, quindi sono delle librerie che si trovano su internet che sono molto molto vaste. Ok, ecco qua. Come vi dicevo, il nome nasce da Monty Python, di cui chi ha scritto il linguaggio, Guido von Rossum, era un fan, no? E quindi il nome deriva da lì, no? Oggi il progetto è gestito dalla Python Foundation, che come vi dicevo è molto attiva. Allora, strumenti. Per utilizzare Python ci sono molti strumenti, sia per Linux che per Windows, quindi ci sono delle IDE, ci sono degli editor, c'è tantissima cosa che dopo, ripeto, se volete ben volentieri vi illustrerò. Gli altri Python è scritto in C, no? Si interfaccia a moduli scritti in C, quindi quando ho bisogno di velocità posso usare il C, come abbiamo detto prima, FreeCAD. Io ho Python, ma in realtà chiamo degli oggetti scritti in C++, no? Però ci sono anche altri Python, cioè Python è stato compilato per altre cose, per esempio esiste un Python per la virtual machine e così via, insomma, no? Python viene usato sempre più in sistemi embedded single board, come ad esempio Raspberry Pi. Il Raspberry Pi, punta molto a Python. Ecco, finito. Io vi ringrazio, questo è tutto e naturalmente sono a vostra disposizione per domande e per eventuali approfondimenti.